Gianluca, in questa settimana abbiamo visto due partite, l'Under 12 e i giovanissimi, insomma due squadre che divertono e fanno divertire. Sì, molto. L'Under 12, Linea 9, le conosco, un gruppo molto affiatato, mentre c'era molta attesa per questa squadra qua, perché sono tutto, un gruppo tutto nuovo che grazie a mister Peruzzi è riuscito a formare quest'anno. È la prima partita che fanno, perché domenica scorsa non hanno potuto giocare per un problema d'orario, quindi è molto contento perché c'è tanto entusiasmo delle squadre, tanto entusiasmo dei ragazzi. In settimana hai avuto modo di incontrare i tuoi istruttori? Sì, abbiamo fatto l'incontro, facciamo sempre, anche perché alcuni iniziavano i campionati, e poi per ribadire alcune cose che sono fondamentali, che sono quelli i dettami che a noi vogliamo per la cura dei ragazzi, quindi la disciplina e tutte quelle cose che per noi vengono prima che poi che il risultato. Cioè, e a breve avete, come dire, organizzato questo incontro con la dietologa. Quanto è importante per voi come società, ma soprattutto per i ragazzi? Sì, penso che siano anche i piani della federazione di far sì che le società siano preparate a 364. La dietologa è importante che in questa età qua sapere anche per i ragazzi, sapere cosa mangiare, cosa evitare, è importante per chi vuole fare attività fisica e stare bene a prescindere, insomma. E poi stiamo aspettando il professor Massimo De Paolo per iniziare nuovo corso. Insomma. Ormai lui è una figura fissa di questa società, per noi è un grande orgoglio portarlo qua, e con lui affronteremo vari percorsi. Abbiamo fatto praticamente un percorso di 4-5 interventi in cui dopo ogni volta darà ai mister le direttive per le varie formazioni, per i vari temi. Grazie. Grazie a te.